alcune puntualizzazioni su delle semplificazioni che ho sentito e che secondo me non sono accettabili. Lo dico rispetto a quanto è successo in questi anni al nostro capoluogo di provincia, che evidentemente non è stato e non è esente da sfruttamento selvaggio del suolo. Bologna, secondo il rapporto di ISPRA 2017 sul consumo di suolo, è tra i comuni con più di 150.000 abitanti, la terza città a livello nazionale per incremento del consumo di suolo tra il 2015 e il 2016, valutato in valore assoluto ed in ettari. Ai vertici a livello regionale per incrementi in percentuale del consumo di suolo ci sono tre comuni della provincia: San Pietro in Casali con un 2,6%, Castello d'Argile con un 2,3% e Sant'Agata Bolognese con un 2,1%. Quindi quando prima si parlava della media dello 0,1% della nostra regione, bisogna citare anche i singoli dati. Tra l'altro faccio presente che il consumo del nostro suolo ricade anche sulle aree protette, per esempio, e sui parchi nazionali del nostro Appennino, dove il dato è dell'1,6%. Appennino, che è un territorio fragile, lo sappiamo benissimo, motivo per cui bisogna dare un freno e andare in una direzione diversa. L'abbiamo visto in questi giorni con i disastri che sono accaduti sui nostri territori, e quindi bisognerebbe dare un freno al consumo di suolo. Mentre il PTCP del 2004 fa proprio una filosofia tendente a minimizzare il consumo di suolo e gli impatti ambientali, ripresa poi dai PSC associati, in concreto invece si è continuato a costruire. E così dall'altro lato abbiamo uno stock di abitazioni vuote e invendute che nel 2012 veniva valutato da Nomisma come pari a circa un terzo delle abitazioni di nuova costruzione nel decennio precedente. Quindi un patrimonio che degrada nel tempo, chiuso e invenduto, quando c'è una vasta platea di soggetti deboli, e a Bologna lo sappiamo molto bene, che fatica a trovare un tetto. Si è arrivata a questa situazione trascinando nei PSC previsti dalla legge 20 e adottati in media con rilevante ritardo buona parte delle previsioni sovradimensionate di vecchi PRG. Poi la vera e propria proliferazione di nuovi insediamenti è stata legata all'applicazione dell'articolo 18 della legge 20, gli accordi con i privati, e dell'articolo 40, accordi di programma invariante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché all'articolo 15, accordi territoriali della stessa legge. Articoli che presupporrebbero il rilevante interesse pubblico, interpretato in maniera troppo elastica, e questa cosa è uno dei primi aspetti che abbiamo fatto rilevare in commissione. Un capitolo a parte è la programmazione dei centri commerciali a valenza sovracomunale, che anche nel bolognese tocca punte quasi surreali. A San Giovanni per Siceto lo sappiamo molto bene, abbiamo avuto a che fare con una cementificazione chiamata Postrino, ovvero una nuova area commerciale in un'area a ridosso di una zona di interesse ambientale, area commerciale alla cui realizzazione nessun cittadino persicetano avvertiva la mancanza. E per questo intervento edilizio dobbiamo ringraziare le norme nazionali e regionali attuali sulla pianificazione territoriale del commercio e la mancanza di visione e di programmazione dei vari enti interessati. Il PTCP infatti è stato deliberato nella sua versione iniziale oltre un decennio fa dalla provincia, ora città metropolitana, ma è stato sottoposto al parere e alla valutazione della regione e modellato sulle istanze dei comuni. Questa situazione è esemplificativa su tutto il territorio della città di Bologna, con strutture commerciali, questa volta di taglia media, che nascono come funghi. Così abbiamo anche un atteggiamento contraddittorio come regioni, lo si diceva anche prima, perché diciamo a parole di incentivare i cosiddetti centri commerciali naturali, dall'altro poi li affossiamo con le scelte in materia di urbanistica e di pianificazione. Tra i principali motori che hanno alimentato la continua espansione delle aree urbanizzate anche nella zona del bolognese è stato l'errore, ormai vecchio di decenni, di aver legato le risorse economiche dei comuni agli oneri di urbanizzazione, salvo poi scoprire che in Emilia-Romagna gli oneri di urbanizzazione sono tra i più bassi d'Italia. Infatti a livello nazionale abbiamo un ammontare medio variabile tra i 100 e i 150 euro al metro quadro, con Bologna sotto la media, 98 euro al metro quadro. Milano ha quasi il doppio, 244 euro.
Firenze ha quasi il quadruplo, 480 euro a metro quadro. La Regione infatti non ha aggiornato gli oneri di urbanizzazione, come invece era stato previsto nel 1998 quando erano state approvate le norme che prevedevano l'aggiornamento ogni 5 anni. Un po' come è successo per esempio per gli oneri di cava, che sono stati lasciati bloccati per anni, evidentemente perché bisognava tenere buoni i cavatori. Un ingiusto regalo per i costruttori, che spesso si trasformano in speculatori grazie al meccanismo della rendita fondiaria. Oggi compra un terreno agricolo che poi domani diventa edificabile e moltiplica il suo valore. In questa luce possiamo dirlo tranquillamente: mentre altrove si vende il territorio per soddisfare le esigenze di bilancio dei comuni, in Emilia-Romagna siamo alla svendita del territorio. Ed oggi con questa legge, anziché rimediare alle contraddizioni che ci hanno portato in questo scenario, privilegiamo le caratteristiche negative della legge 20, rafforzando le scelte urbanistiche che saranno prevalentemente legate agli accordi operativi con i privati. Per questo motivo e per quanto detto anche in precedenza dal Movimento 5 Stelle, noi questo progetto di legge lo respingiamo in toto.